Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci stiano in piena forma. Quest'oggi avrò tante cose da dirvi, non solo per quanto riguarda l'argomento di oggi, ma anche sulle novità. Per chi mi segue da tempo può subito notare che vi sto presentando l'acquario invernale che dedico tutte le volte agli Oranda. Questo perché fuori iniziava a fare tanto freddo e ho iniziato a ritirarli in casa. Ora sono qui al calduccio, mangiano, nuotano, sono sempre attivi. Come potete aver notato c'è anche un pesce rosso omeomorfo. Lo so, un pesce rosso omeomorfo con gli Oranda. Esteticamente non è molto bello da vedere, però non ho avuto problemi per quanto riguarda le gerarchie, queste cose qua. Quindi stanno bene insieme, però l'acquario è decisamente piccolo per un pesce di questo tipo, ma non l'ho messo così a caso perché volevo un pesce omeomorfo e l'ho buttato con gli Oranda, semplicemente perché c'è stato un grosso problema nella vasca delle carpe. Non è una cosa per niente bella, ma ve lo voglio raccontare. Sono stato via una settimana, i pesci erano tutti a posto, anche gli Oranda erano fuori e così via. Torno, mi sparisce una carpa Mitsu, quindi la carpa Kohaku, mi è scomparsa. Ho un po' di idea a riguardo, ma molto probabilmente sarà stato un animale o qualcos'altro. Allora cosa ho fatto? Insieme alla Yamabuki Yogon, che è Yogan, ho messo un pesce rosso normale, quindi questo omeomorfo qua. Sono stati insieme per un po', Yogan muore. E non so per quale motivo, può essere dovuta alla scomparsa della carpa, oppure può essere dovuta semplicemente a un blocco intestinale, non ho ancora ben capito perché è stata una cosa veramente rapida nel giro di un giorno. Allora mi sono ritrovato questo pesce rosso omeomorfo da solo. E allora cosa ho fatto? L'ho messo con gli Oranda nell'acquario, che secondo me sta 10 volte meglio in un acquario più piccolo, ma con Oranda e altri pesci con cui socializzare, piuttosto che stare in un vascone da solo per tutto l'inverno, e non è la cosa migliore secondo me. Più che altro la mia paura era quella che potesse morire di solitudine, perché come sapete i pesci rossi sono nati per stare con altri pesci. Chiudendo il capitolo pesci rossi, volevo informarvi che finalmente è nato il profilo Instagram di Philos Aquarium. Un profilo dedicato a tutti, quindi sia neofiti che acquariofili esperti. Si chiama Philos Aquarium tutto attaccato e porto contenuti sempre di acquariofilia, ovviamente con foto, video, storie e tanto altro. Andate a seguire la pagina per imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci. Perdonatemi se mi sono dilungato così tanto sulle novità, ma secondo me era molto importante riferirvi tutto quello che c'era da sapere su Philos Aquarium nel giro degli ultimi mesi, e direi quindi che possiamo cominciare con l'argomento di oggi. Cos'altro posso dare da mangiare ai miei pesci rossi se non i classici mangimi che trovo in negozio? E beh, hai l'imbarazzo della scelta. Devi sapere che se vuoi allevare i pesci rossi, l'alimentazione non è un fatto per niente da sottovalutare, anzi, è molto importante per farli vivere al meglio, sani e forti per tutta la vita. Alimenti alternativi? Le classiche verdure o i cibi surgelati? Vediamoli tutti insieme. Per quanto riguarda le verdure, ce ne sono veramente tante varietà. Partendo dai piselli bolliti, sono semplicissimi da fare, basta prendere quelli surgelati e non quelli in salamoia, farli scongelare, farli bollire e poi, togliendo la buccia e aspettare che si raffreddano, somministrarlo in vasca tranquillamente come se fosse un mangime. Dovete fare attenzione a due cose: uno, proprio a togliere tutta la buccia, c'è il rischio che se va la buccia in acquario il pesce può avere un blocco intestinale molto grave, quello che è successo alla mia Osaka, e due, fare attenzione alle quantità. Come sapete, tutte le verdure che andiamo a inserire nell'acquario, se non vengono mangiate dai pesci, sono ottime per far inquinare l'acqua. Altre cose buone che possiamo dare ai nostri pesci sono le semplici zucchine, sempre bollite ovviamente, bollite e fatte raffreddare. Sono molto appetibili e quasi sempre piacciono tanto ai pesci. Anche qui attenzione alle quantità, e voglio dirvi che questo alimento, quindi le rondelle di zucchine bollite, sono molto molto buone da dare anche ai pesci da fondo tropicali come Ancistrus, Pleco, Corydoras e così via. Altra verdura che possiamo dare, piuttosto insolita ma molto nutriente, è il semplice cavolfiore. Basta prenderne un piccolo ramo, farlo bollire, come per tutte le altre verdure, inserirlo in vasca e farglielo mangiare. Ovviamente non mangeranno tutto, mangeranno solo quella che chiamo io la chioma, il resto lo lasceranno pulito come se fosse un osso, e noi dovremmo levare quello che non viene mangiato. Stessa cosa anche per i cavoletti di Bruxelles, anche questi molto nutrienti, però bisogna fare attenzione alle quantità e togliere quello che non viene mangiato, per lo stesso motivo di prima. Queste verdure che vi ho elencato sono quelle più comuni, più facili da preparare, e con queste andate sul sicuro che li fa solo che bene. Ricordate sempre di eliminare quello che non hanno mangiato, mi raccomando. Prima di andare a raccontarvi dei cibi freschi, c'è un'altra cosa che potete dare ai vostri pesci che non è la verdura ma che fa alquanto bene, che è il classico tuorlo d'uovo bollito. Si prepara così, si mette l'uovo a bollire, quando è bollito togliete l'albume bianco e prendete solo la pallina gialla. Ne mettete una piccola quantità
sminuzzate nell'acquario e i pesci andranno a mangiarla. È molto buona, fa molto bene, però bisogna fare solo attenzione lì alle quantità, non solo per il caso dell'inquinamento dell'acqua, ma anche perché è un alimento molto grasso, quindi va dato con massima cautela poche volte al mese. Vediamo invece i cibi congelati. Intanto, che cosa sono? Sono semplicemente larve o insetti congelati nati in allevamenti apposta, quindi per alimentazione ittica domestica, e essendo congelati così si conservano e noi possiamo scongelarli e dargli ai pesci. Ce ne sono veramente tantissimi, ma visto che non voglio fare troppo lungo questo video, ve ne elenco due, quelli principali. Questi sono le larve di Chironomus e le larve di zanzara. Partendo dalle larve di zanzara, vi consiglio di non comprarle surgelate o in salamoia, ma proprio di dargliele vive, se ne avete la possibilità ovviamente. Questo perché fanno meglio, hanno degli elementi nutrizionali molto più concentrati rispetto a quelli surgelati in salamoia, che sono più poveri di proteine. Le larve di zanzara sono degli ottimi alimenti da dare, specialmente in primavera, nel caso vogliano riprodurre i nostri pesci. Questo perché stimola le femmine alla produzione di uova. Un altro pro delle larve di zanzara vive sono che semplicemente se li abituiamo a mangiarle quando sono in acquario, capiscono già che si possono mangiare e che quindi se un giorno vogliamo metterli in laghetto sanno già catturarle e procurarsi del cibo. Se mi ricordo, la prossima primavera farò un video per quanto riguarda l'allevamento delle larve di zanzara spontanee, che è una cosa che possiamo fare tutti, specialmente se abitiamo in campagna. Andando invece alle larve di Chironomus, io quelle le do solo surgelate perché non ce le ho a disposizione in allevamento fuori in giardino. Quest'estate ne ho trovate un po', ne ho trovate una decina, però ovviamente non bastavano per nutrire tutti i miei pesci, quindi continuerò con quelle surgelate. Sono molto appetibili, basta farle scongelare per qualche minuto e poi dare i pesci. Ho fatto un video riguardo per capire quali sono di qualità e quali meno, quindi vi consiglio di andare a vedere perché è molto interessante. Ovviamente queste due che vi ho elencato sono proteine pure, quindi sono essenziali per la crescita di eventuali avannotti. Ve le consiglio, io le utilizzate e come potete vedere funzionano. Chiuderei qua col video, vi ringrazio se avete visto tutto fino alla fine. Vi ricordo, se ne avete il piacere, di andare a vedere il nuovo profilo Instagram di Filos Aquarium e fatemi sapere cosa ne pensate, come si può migliorare. Un saluto a tutti e ci vediamo su tutte le piattaforme social. Ciao!